Ciao e benvenuti a tutti. Come sempre sono pronta per iniziare perché voglio preparare una ricetta super. Mentre il mio caro chef Mauro in prota, come sempre è in ritardo. Eccomi Antonella, sono arrivato. Bene. Sai che quando MD ci chiede di preparare un piatto, la mia ispirazione vola. E quando entra l'MD non resisto. Mi sono fatto un giro tra le corsie e il tempo è volato. Però guarda che bel pensiero ti ho portato. Fammi vedere cosa hai portato. Un mazzetto. Bellissimo, un mazzetto di prezzemolo. Però potevi portarmi un mazzo di fiori. Ma quali fiori e fiori? Guarda com'è bello. Prezzemolo verde per te ho portato stasera. Mauro, ti sento carico e molto ispirato. Posso vedere cosa c'è nella nostra bellissima bag MD? Allora, 4 tomini, 4 fette di prosciutto crudo, 500 g di funghi champignon, una confezione di pasta sfoglia, 15 g di mix di semi, il faccetto di prezzemolo fresco, un uovo intero, 20 ml di olio e sale e pepe quanto basta. Due patate a pasta gialla, un cipollotto, un brick di brodo di manzo, 100 g di spinacino fresco, una bustina di zafferano, sale quanto basta. E poi c'è anche il bigliettino MD. Buona spesa a chi è sempre circondato da amici. Io adoro cenare con tanti amici. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Oggi sei canterino. Allora, gli ingredienti li abbiamo dati e adesso dobbiamo decidere cosa prepariamo. Facciamo un tomino alla Wellington. Anzi, dato che di amici ne abbiamo, ne prepariamo un bel po'. Che idea meravigliosa, io adoro il filetto alla Wellington. Immagino che con il tomino così caldo, filante, morbido, deve essere godurioso al massimo. Antonella, sveglia. Sai che anche il tavere ti chiama all'ordine. Mi hai letto nel pensiero. Iniziamo subito. Casa MD con Antonella Clerici e chef Mauro Improta. Allora, come prima cosa, inizia a triturare i funghi che li andiamo a ripassare in padella. Io mi occupo della salsa di patate. Senti, ma lo sai che secondo la scienza tra amici ci si sceglie in base all'odore? Dobbiamo capire perché siamo amici, Mauro. Secondo me sono gli aromi di cucina quelli che, insomma, noi ci ha resi amici. Assolutamente. Iniziamo a fare la salsa. Olio evo in un pentolino. Il cipollotto che abbiamo affettato e intanto ti faccio scaldare anche dell'olio nella padella dove andrai ad accomodare i funghi. Ti faccio vedere che ricetta favolosa. Li facciamo un po' grossolani, così. Sì, perfetto. Ok, questo adesso ne andiamo a mettere in padella. Li dovremo far appassire e ci metti un po' di quel bel prezzemolo che ti ho portato. Ah, bene. Ok. Sulla salsa di patate, olio, cipolla affettata, prendiamo patata a pasta gialla che abbiamo lessato. Senti che musica, vedi? Vedi? Facciamo prendere corpo e struttura alla base, andiamo ad aggiungere del sale. Va bene, va bene. Un pochino. Ok, perfetto. Allora, questa operazione è molto importante affinché vadano a liberare la loro acqua di vegetazione e si vanno ad asciugare. Tu sai che nella Wellington c'è una base di prosciutto e c'è una base di funghi. Quindi le andiamo ad intervallare all'interno della pasta sfoglia con i tomini. Adesso qua abbiamo bisogno del liquido per portare a cottura. Quindi ci andiamo a scegliere un brodo di manzo già pronto e andiamo quasi a coprire la preparazione. E la facciamo andare avanti per circa una decina di minuti. E lo zafferano a che punto lo mettiamo? Alla fine, Antonella. Alla fine, per perfetto. Dare sapore, ma per dare anche colore alla stessa preparazione. Va. Adesso ci mettiamo in moto con la pasta sfoglia. Io sono proprio curiosa di vedere come cucini il tomino alla griglia. Sono proprio curiosa di vedere come... Allora, è molto semplice. Il tomino alla griglia, la cosa fondamentale è quella di far diventare rovente la piastra e nel momento in cui poi lo vai ad accomodare, il tomino, abbassi e aspetti che si vada a gonfiare. Andiamo a dividere la pasta sfoglia in rettangoli di uguale misura, ok? Quindi andiamo a prendere delle fettine, li andiamo a distribuire in questo modo
Allora, questi nel momento in cui si va a asciugare l'acqua di vegetazione, quindi olio, funghi che abbiamo triturato e del prezzemolo, li andiamo ad accomodare sul prosciutto. Però ovviamente questa preparazione deve risultare fredda, ok? Io già mi sono avvantaggiato con il lavoro, li vado a appoggiare. Quindi i nostri funghi col prezzemolo freddi. Vedi? Vuoi appoggiare i funghi? Sì, qua al centro, così, giusto? Sì. Ecco. Ci andiamo a mettere ancora un bel po' di funghi, quindi lo andiamo a sigillare in questo modo, quindi un lembo da una parte e poi dall'altro, e andiamo a chiudere per bene le estremità, in modo tale che non facciamo fuoriuscire i prodotti che sono contenuti all'interno, ma soprattutto quando si andrà a sciogliere il tomino dovrà risultare tutto sigillato e chiuso. Adesso abbiamo bisogno di una boule, pennello, forchetta, e andiamo a sbattere l'uovo. Intanto la salsa va avanti? Va avanti, poi ci aggiungeremo lo zafferano. Ci aggiungeremo lo zafferano e le andremo a frullare. Un uovo basta, perché dobbiamo solo spennellare. Un uovo basta, un po' di sale. E poi con il pennellino andiamo a spennellare. Perché questo darà una bella doratura ai nostri tomini. A parte la doratura, noi gli dobbiamo inserire il misto di semi. Quindi sono semi di zucca, semi di lino, che daranno la parte croccante e ultimeranno il piatto. E quindi si attaccano qua. Sì. Ecco qua. E questo va in forno? Sì, forno 180 gradi per 20 minuti. Vado? Sì. Ovviamente io già mi sono anticipato con il lavoro. Eccoli qua, guarda che belli. E adesso voglio vedere, perché mi incuriosisce molto, questo discorso di aggiungere lo zafferano alle nostre patate. Eccolo qui. Perché allora, così diventano belle gialle. Ma guarda, tanti tipi di preparazioni si spendono e si fanno per lo zafferano con le patate soprattutto. In questo caso delle vongole, potevamo aggiungere delle erbe aromatiche per profumare il piatto, una base di accompagnamento che si sposa benissimo a tante tipi di preparazioni. Ecco qua. E adesso frulliamo le patate per far venire una sorta di purè giallo, no? Però un po' morbido. Un po' morbido, e le patate, siccome sono ricche di amido, andranno ad avvolgere la salsa e quindi farla bella avvolta e densa. Guarda che bel colore. Vedi? Eccoci Antonella, vedi, abbiamo ottenuto una bella salsa liscia. Adesso non ci resta che impiattare. Prendo il piatto. Wow, il nostro purè con lo zafferano e i nostri tomini in crosta. Alla Wellington. Alla Wellington. Questo è un piatto favoloso, Antonè. E allora, sotto mettiamo la nostra purè di patate. Andiamo a disporre. Ingiallita dallo zafferano. Allo zafferano. Guarda che bel colore che viene. Ci andiamo ad adagiare in superficie il tomino. E poi per dare un tocco di vegetale, un tocco di colore, ci andiamo a mettere qualche fogliolina di spinacino. Di spinacino. E il piatto è pronto? E il piatto è pronto. Eccoci Eccolo qua. Qua. Mauro, guardando questo piatto direi che l'unica cosa che manca sono gli amici con cui condividerlo. Faccio qualche chiamata? Facciamo così, Mauro, intanto assaggiamo noi. Si sa mai che ci sia qualcosa da perfezionare, che dici? Va bene, dai, assaggiamo. Direi che sono perfetti. Possiamo iniziare a chiamare parenti e amici. Facciamo a casa mia? Inizio a fare la lista della spesa allora. Amici a casa, non vi resta che andare da MD e preparare una bella cena tra amici. Quindi, buona spesa a chi è sempre circondato da amici. Noi siamo pronti per inventare nuove e gustose ricette. Voi? Seguite tutte le nostre video ricette sul blog di Casa MD. Alla prossima!